anzi Mr. Paddington Brown, perché abita a Londra. Allora io ti ho portato in concerto, ma non fare le tue solite marachelle. Ora ti metto qui, così guardi il pubblico e io racconto la tua storia. Va bene? Easy boy. Thank you.
sono rimasto solo e sono partito. Ho viaggiato a lungo per mare su una grossa nave. Ero clandestino. Mi sono nascosto in una scialuppa di salvataggio e ho vissuto mangiando marmellata. Oh, 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 gli orsi adorano la marmellata. E adesso cosa pensi di fare? Chiese il signor Brown. Non lo so, rispose l'orsetto guardandosi intorno sconsolato. La stazione di Bennington non assomiglia neanche un po' a lontano Perù. Qui c'è troppa gente e vanno tutti di corsa.
ben presto divenne uno della famiglia. I signori Brown avevano due ragazzi, Jonathan e Judy, e dell'intera tribù si prendeva cura una certa signora Bird. La casa dei Brown era vicino a Portobello Road e quasi tutti i giorni Paddington andava al mercato per fare il rifornimento di dolciumi. Il panettiere, infatti, gli metteva sempre da parte un bel po' di cornetti alla marmellata. Dal momento che poi era lì, faceva acquisti anche per tutto il resto della famiglia e così in poco tempo diventò un personaggio popolarissimo tra i commercianti della zona. Non ci sono dubbi, diceva la signora Bird. Quell'orsetto ha un fiuto speciale per gli affari. Si fa
diceva il signor Gruber. Ah, quelli erano giorni a Budapest. La gente mangiava pasticcini e beveva cioccolata calda fino a notte fonda, e c'era sempre tanta musica e si ballava. Aspetta, Paddington, ti faccio sentire. Il signor Gruber prese un disco da una scatola di cartone, lo mise su un vecchio grammofono e fece vedere a Paddington come si deve ballare la danza ungherese. Bellissima notizia.
esclamò. Una volta entrati, dopo che il signor Gruber li aveva accompagnati ai loro posti, Paddington vide che sul palcoscenico c'era una grandissima orchestra. I musicisti erano così tanti, ma così tanti, che rinunciò subito a contarli. Ecco perché gli serve un posto così grande, esclamò, altrimenti tutti non c'entrano. Intanto le trombe strombettavano. I flauti flautavano. La gran cassa rimbombava. I violini e i violoncelli emettevano uno stridulo miagolio. Paddington quindi tirò un gran sospiro di sollievo quando Judy spiegò che quello non era il concerto, ma che l'orchestra stava solo accordando gli strumenti. Sarebbe meglio che la piantassero, disse ad alta voce. Di corsa Judy gli passò un programma. Qui c'è scritto quello che suoneranno. Inizieranno con un pezzo breve, poi ci sarà la sinfonia della sorpresa di Haydn. E per finire suoneranno l'incompiuta di Schubert. Come? Esclamò Paddington. Ma il signor Gruber ha pagato per i nostri posti. Vuoi dire che Schubert non ha ancora finito la sinfonia? Il signor Gruber tossì. E quando il direttore si girò verso l'orchestra per dare inizio al concerto, Paddington gli lanciò una terribile occhiataccia. Paddington provò a chiedere aiuto, prima sottovoce, per non disturbare il concerto. Aiuto! Poi sempre più forte. Aiuto! Aiuto! Ma era impossibile che qualcuno lo sentisse. Non faceva altro che sprecare fiato. Fu Judy la prima a sentire bussare. Eravamo a metà della sinfonia della sua. Il direttore fermò la bacchetta, poi riprovò ad attaccare. Bam, bam, bam.
molto misterioso. Scatenò il finimondo. Tra lo stupore generale, il direttore d'orchestra fu scaraventato in aria. Il signor Gruber, Jonathan e Judy guardarono allarmati verso il palco. Da sotto il palcoscenico videro prima apparire un manico di scopa, qualche secondo dopo un cappello. Disse Paddington togliendosi educatamente il cappello. Sto cercando un certo signore Schubert. Ma la sua voce fu sommersa da un orgoglio applauso. Tutto il pubblico si alzò in piedi e da ogni parte si sentiva gridare: Veramente mi piacerebbe di più un brano completo, rispose. E a quel punto ebbe un'idea delle sue.
Lincoln aveva appena scoperto che chiudendo gli occhi sentiva ancora il suono della musica e che chiudendoli stretti stretti era come se fosse ancora la voglia al cuore. Penso proprio, annunciò solennemente al mondo intero quando si svegliò,